vi presento Muracci Nostri. Allora, abbiamo deciso di intervenire con tre cantieri grandi. Un cantiere è via Federico Borromeo. Su via Federico Borromeo gli interventi sono tutti dedicati al film Europa 51, che è un pochino la traccia culturale, l'unica traccia culturale che è rimasta del nostro quartiere. Abbiamo cercato di reinterpretare quel film, di reinterpretare la protagonista, di riattualizzarla, e ci siamo affidati a degli artisti amici. Il primo murale che si incontra a via Federico Borromeo è quello di Omino 71, quella grossa Ingrid Bergman con una maschera sul volto. Grande Omino, che ha autofinanziato la sua opera, tra l'altro, e che ha portato la street art qui, perché la prima opera di street art di quest'anno a maggio è stata a Largo Millesimo, la cabina della CEA. Invece questa Ingrid Bergman, che piace molto ai ragazzi, che continua ad andarci, ci permette di parlare di tante cose. Ad esempio abbiamo parlato di Simone Veil l'altro giorno con gli abitanti di quell'otto. Quella maschera può dire tante cose, può dire anche che ognuno di noi è un eroino, è un eroe o un'eroina. Basta volerlo, no? Basta vederci, basta pensare a quello che c'è dietro quella maschera, basta trovare la forza. Accanto invece, in questo momento, nella notte, sta lavorando Flavio Solo, che è un po' un artista molto, è un artista molto seguito, un artista rock, e sta facendo una cosa deliziosa, una Wonder Woman che aspetta un bambino. Una Wonder Woman su una faccia di 10 metri per 10 che è incinta. Ed è un'opera dedicata anche questa a Simone Veil, perché Simone Veil è una filosofa a cui è ispirato il personaggio di Irene, che è il personaggio interpretato da Ingrid Bergman in Europa 51. E Simone Veil, mi permetto di dirlo anche qui, perché a volte non tutti i discorsi pallosi in realtà sono inutili, Simone Veil era una filosofa che insegnava alla Sorbona, a un certo punto dice: mi sono rotta, non è questa la soluzione per risolvere i problemi della vita. Per comprendere la realtà devo andare a lavorare in fabbrica, come fanno le persone che si svegliano la mattina presto, che soffrono per portare a casa la pagnotta, e va a lavorare in fabbrica. E la cosa più bella che produce è un diario dei giorni della fabbrica, che dice molto di più dei saggi che aveva detto precedentemente, almeno a mio parere. Ecco, abbiamo un'opera dedicata a Simone Veil nel quartiere. Nei prossimi giorni, per tutta la settimana, Flavio lavorerà a quest'opera. Al termine, alla fine di via Federico Borromeo, angolo Mezzofanti, abbiamo il nostro Caravaggio, abbiamo l'opera di Luis Gomez, qualcosa che cambierà il quartiere, che sta cambiando il quartiere. Un'opera che vede una mamma primavallina e un bambino primavallino che guardano in alto, guardano verso la luna, sognano. E lui l'ha intitolato Raccontami una storia. Ecco, il volersi bene è qualcosa che caratterizza la nostra comunità. Ci abbiamo un sacco di problemi, ma le emozioni, i sentimenti sono molto forti, quelli che viviamo. Non è un caso che quando uno se ne va da Primavalle e va in un altro quartiere inizia a avere la saudade, si dice così, sì. Penso. Cioè la nostalgia che si ha verso Primavalle è fortissima. Perché? Perché Primavalle è veramente umana. Umana non umana, probabilmente, come direbbe Schifano, che è stato invece vicino, al Santa Maria Pietà anche lui. E poi c'è un'altra caratteristica. Raccontami una storia, perché una caratteristica proprio di noi primavallini è che le storie le sappiamo raccontare. Molte volte sono cazzate, però sappiamo immaginare, sappiamo fantasticare, sappiamo sognare. Anche chiunque di noi sa sognare e sa raccontarti un sogno. E questa qua è una dote, È una dote che abbiamo, teniamocela stretta, è una cosa che ci contraddistingue. Questi sono i tre interventi a Borromeo per adesso. E poi si aggiungeranno altri estemporanei che vedrete giorno per giorno con l'aiuto di tanti artisti. Poi c'è il cantiere di Via Scalesi che vedete qui davanti. È un quartiere stupendo, si sviluppa su questa lunga strada, sul muro che ci ha messo a disposizione la scuola, e che vede la partecipazione di tanti artisti famosi e anche artisti del quartiere, ma che dimostra che Primavalle può essere carne viva e carne fatta di arte alla quale tutti possono partecipare. Sono tre giorni che stiamo fino alle 4 di notte a parlare, a disegnare, a ragionare di arte, perché soltanto a Montmartre si può parlare di poesia, si può suonare, si può dipingere, anche a Primavalle lo si può fare. E poi c'è un altro cantiere che invece è più in là, è all'interno del Santa Maria della Pietà, dove
lavoreremo con più calma, lavoreremo con lentezza a settembre, ottobre. Ritornerà Gomez, lì farà quattro muri al Santa Maria della Pietà. E c'è un'opera bellissima che già è visibile, che è quella di Carlo Lommi, che racconta una favola che costringerà ogni adulto a prendere per mano il bambino, a mettersi all'altezza del bambino, a guardare il quadro con lui e magari poi a parlare di una tematica importante come quella dell'immigrazione con lui, comunque la si pensi. Ecco, queste qui sono un po' le opere che abbiamo adesso insieme. Fa